Buongiorno, oggi pranzo dai suoceri, infatti stiamo uscendo, stiamo andando dai suoceri a pranzo, cioè dai miei suoceri, non dai suoi, e poi dobbiamo andare a comprare due cose perché domani abbiamo i miei genitori, i miei nonni e l'altro mio nonno a pranzo. Siamo un po' di gente a pranzo. Adesso oggi scenderà, non scenderà, non so dov'è. A parte vero, sai, il costo della malattia, dei certificati, adesso scenderà, sperando che scenda. Non vedo l'ora di vedere l'altro mio nonno, anche perché comunque è da solo un caso, mi spiace anche lasciarlo qua. Glielo volevo chiedere di venire, anche perché lui non è mai ancora venuto a vedere la casa. Adesso ma non te li ci vuole, però non vedo l'ora di vedere il carino del mio ragazzo, perché appunto è stato operato. Infatti non vedo l'ora di vederlo. E non scende, ma non mi fa incazzare. Vabbè. Siamo appena tornati a fare la spesa e praticamente vi faccio vedere quello che abbiamo comprato. Abbiamo comprato intanto questa carta qui con gli orsetti per Natale, fare regali. Poi abbiamo preso il pane, poi abbiamo preso due bottiglie di vino, poi abbiamo preso fagioli, questo qua per fare i crostini, infatti ecco l'altra bottiglia. Abbiamo preso questo qui in offerta, abbiamo preso uno, poi cioè uno, abbiamo preso due, poi abbiamo preso, vabbè, ecco gli altri, fagioli, poi abbiamo preso anche questo, il, oddio, non è stato tutto, il sapone per rigovernare, poi ho preso tutta questa carne, il tartaccio, ne ho prese, sono 4-5 confezioni perché devo fare gli involcini. Poi ho preso la salvia, ho preso, vabbè, questo yogurt per me, che è quello che avevo preso anche ieri. Allora, sono tornati anche ieri, poi ho preso, diciamo, il mortadella prosciutto crudo. Poi ho preso anche il cavolo nero, che mi serve per fare crostini con cavolo nero e fagioli. Poi gli involtini con il carpaccio e mortadella, salvia e sottiletta. E di primo facciamo la pasta con le... Ok, adesso devo rimettere anche a posto tutta la spesa e poi devo stirare tutti questi panni qui che sono dentro questo qui. Tutti questi, più questi qua che sono stendino. Oh mamma mia, vabbè, iniziamo a stirare che è meglio. Il mio ragazzo ha anche attaccato questo quadro che era a casa dei suoi genitori, in camera dove dormivamo noi. Poi ha attaccato anche questo che era sempre in camera su, in camera dove dormivamo noi, e anche questo qua. Scusate che arriva la luce, cerco di farvelo meglio. Questo sarebbe un puzzle praticamente. Scusate per l'eco, ma come potete vedere, a parte le scuole sono cose sue, a parte l'armadio poi e capirò là dopo, non c'è niente in camera, al tempo là ci sono io. Ciao! Praticamente comunque vogliamo mettere anche altre cose, tipo accanto a questo quadro qui, magari qualcosa anche qui e su quella parete laggiù perché è vuota. Poi comunque teoricamente no, qui no, perché sì, forse girando l'armadio messo qui, o se no ho messo praticamente l'armadio questo, messo su questa parete e il tapiro sempre lì perché c'è la spina. Qui ci andava un tavolo che ci doveva dare mio zio, ancora non ci ha dato, comunque adesso vediamo un attimo come fare. Là sopra c'è anche la borsa della palestra dove andava il mio ragazzo prima.
quelli che abitavano qua prima praticamente ci hanno lasciato ancora tutti gli adesivi di Winnie the Pooh, praticamente, però ce li lasciamo perché così almeno quando abbiamo un figlio o una figliola ce l'ha già. Ci sono qui, ci sono anche sulla porta, praticamente appena entri. Ora, poi abbiamo messo, abbiamo messo, queste tende rosse, molto carine, queste tende con il palo nero, queste tende praticamente rosse, che hanno questo laccetto, penso, è molto carino, mi piacciono un sacco. Sto andando al lavoro, mi sono dimenticata anche di farvi vedere l'outfit di oggi. Praticamente ho messo un paio di jeans, le scarpe, quelle che mi aveva comprato mia mamma, cioè che mi aveva comprato, che erano sue, che poi mi ha dato a me. Poi ho messo una maglietta, una polo, che mi avevano regalato mio fratello e la sua ragazza. Il giubbotto di pelle e sopra il giubbotto di pesante, l'ho lasciato. Poi tanto comunque stasera quando torno a casa vi faccio vedere meglio l'outfit. Quando mi sono messa il pigiama lo metto per bene in sul letto, tutto abbinato com'era, e poi ve lo faccio vedere. Comunque adesso vado al lavoro, anche se è abbastanza presto, entro le 7:30, però comunque me la voglio prendere abbastanza con calma, almeno così mi cambio con calma, mi prendo il mio solito caffè e niente, almeno così. Poi la questione cucciolino ancora non, cioè se ne è parlato sì, però non si è concluso niente, anche perché il mio ragazzo vorrebbe che praticamente gli facessi la sorpresa, nel senso, cioè sa del cane, però vorrebbe che quando io lo vado a prendere, torno a casa, gli faccio l'effetto sorpresa. Non so se avete capito, cioè in poche parole non vuole sapere quando io lo vado a prendere, ecco, in sostanza è questo. E come regalo di Natale ci vogliamo fare questo regalo, perché comunque è una cosa che già volevamo da tempo. Infatti quando si era in cerca della casa si diceva, appena abbiamo preso casa ci siamo sistemati un attimino, vediamo se riusciamo a prendere il canino, e l'abbiamo trovato anche a un prezzo abbastanza buono. Adesso dobbiamo vedere un attimo come va, perché insomma non so se poi mia mamma sarà anche contenta, insomma, perché comunque, perché mia mamma, la mia preoccupazione è il condominio, perché comunque noi siamo in un condominio, gli animali sì sono ammessi, ormai sono ammessi ovunque, però non so, ho paura che dicano qualche cosa. Comunque adesso vediamo un attimo, perché comunque non si tratta di un canino piccolo, ma si tratta di un Rottweiler, quindi non so. Adesso io, fosse per me, io lo prenderei già oggi, cioè veramente io, infatti vi faccio vedere la foto, beh, non riesco a prendere il telefono, perché veramente è, non è bellissimo di più il nostro amoroso. Infatti il nome ancora poi non abbiamo ancora deciso, adesso ve lo faccio vedere. Se la mette a fuoco, che appunto no, non la mette, ecco, questo è il nostro pezzettino, guardate com'è, è piccolissimo praticamente, eccolo qua, vediamo se riesco a intendere la foto, eccolo il nostro amore. Avevamo in mente anche per il nome di chiamarlo Nick. Datemi dei consigli anche voi su come lo potremmo chiamare, buttatemi giù qualche nome e poi vediamo un po' anche insieme, poi decidiamo. Adesso vado, che se no da che ero in orario rischi di fare tardi, cioè che poi è tardi, poi sono le 6:22, alla fine non è così tardissimo. Comunque adesso andiamo. Sono appena arrivata al lavoro e vi volevo chiedere se vi può interessare, lasciatemi tante domande sotto poi al video, così vi registro un I mai o un ask
come volete voi. Fatemi sapere quale dei due volete, mi raccomando lasciatemi le domande. Adesso mi cambio e poi entro al lavoro. No, stasera non ho neanche voglia. Prima mentre ero a casa è scappata la canina di quelli che stanno sotto a me, infatti appena ho visto che era andata via, era andata giù per la disciplina, sono scesa tutta di corsa, sono andata subito a dirglielo: guardi signore, guardi che è scappato il cane. Ah sì, grazie, la vengo subito a vedere, insomma. Poi ho preso la macchina e poi è andata a prenderla, è tornata con la canina sana e salva, per fortuna era andata in mezzo alla strada verso il benzinaio e c'è vicino casa. Meno male che l'ha ripresa, perché francamente quella strada è molto trafficata, quindi magari poteva anche essere schiacciata. Meno male che non è stato così. Ci vediamo. Sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a casa. Scusate per questi rumori, ma ho appena acceso la macchina, almeno così mi si riscalda il motore prima di andare. Adesso vado a casina, così vedo. Gli dico al mio ragazzo che guardiamo un bel film, se voglio andare a letto, anche se domattina c'è la sveglia a 6:45, perché devo stirare ancora, poi non ho stirato. E poi devo farmi anche la doccia e preparare il mangiare, il pranzo, perché ho ospite a cena. A pranzo, scusate, appunto, come vi dicevo. E niente, ora ci guarderemo Inferno, perché siamo andati poi a vedere il cinema, ci è piaciuto, e ora abbiamo comprato il DVD e adesso non vedo l'ora di rivedermelo, perché mi è piaciuto veramente tanto. Ieri sera appunto ci siamo visti Fast and Furious 8, mi sono fatta certe risate, ma delle risate assurde. Comunque adesso vado, perché ovviamente mi sta aspettando, e niente, poi mi devo ricordare di farvi vedere l'outfit. Se non levo il freno a mano non vado da nessuna parte. Comunque mi devo ricordare di farvi vedere l'outfit, appunto, appena arrivo a casa, visto che non sono riuscita a farvelo vedere oggi in tutto il giorno. Infatti mi dispiace per questo. Comunque adesso vado a casino, così ve lo faccio. Come vi dico sempre, non fate caso al mio aspetto, ma come sapete quando vado al lavoro non mi trucco mai, perché con l'olio tocco qui, tocco là, tocco i capelli, tocco tutto, quindi non mi trucco, evito di truccarmi, mi trucco soltanto se devo andare fuori. Per andare al lavoro preferisco di no, al limite posso mettere magari un po' di correttore, mascara e matita, ecco, stop. Questo magari è un po' il trucco del lavoro, diciamo. Però eyeliner, ombretto, fondotinta, no, non me lo metto più, anche perché ho notato che quando mi truccavo in questa maniera arrivavo a casa poi dopo e ero tutta unta nel viso, ovviamente. Io sono a contatto con l'olio tutti i giorni, quindi preferisco evitare, se no dopo sembro una patatina unta, diciamo. Scusate per il termine, se non voglio fraintendere, non mi fraintendete. Comunque adesso vado, così vi faccio vedere là. Sono appena arrivata a casa, ho già chiamato il mio ragazzo per sapere se era già a letto o no. È già a letto, quindi niente film, e purtroppo non riuscirò nemmeno a farvi vedere l'outfit, perché è già nel letto, mi serviva la camera, quindi niente. Adesso comunque vado su in casa, che mi fa anche leggermente freddo, visto che sono, scusate per l'inquadratura un po', sto cercando di prendere le chiavi di casa. Comunque dicevo, mi fa anche leggermente freddo, visto che sono 7 gradi. Ora, prima che trovo le chiavi, passeranno qualche anno. Comunque sono 7 gradi e mi fa sì freddino, anche se non proprio così tanto freddo, perché comunque sono stata a lavoro finora, sono stata in movimento fino adesso, quindi caldo un po' ancora mi fa, però non così tanto caldo da dire da stare a maglietta, maniche corte o il solo giubbottino di pelle, ecco, mi fa alquanto freschino, sì. Come vi dicevo oggi, fatemi tutte le domande che volete, imbarazzanti, non imbarazzanti, private, intime, tutte quelle che volete, così registro un ask, oppure un
una IMAI, insomma, scusate per le luci, come sempre la sera, se è così fosse, ma purtroppo dipende dalle luci che abbiamo qui nel condominio. Comunque, io vi saluto direttamente da qui perché se entro rimbomba tutto, quindi poi sveglio le persone che sono già a letto. Quindi, mi raccomando, fatemi tutte le domande che volete. Domani mattina uscirà un nuovo video, cioè quando voi vedrete questo video è già uscito l'altro vlog, quello prima di questo, quindi è inutile che ve lo dica. Comunque, come al solito vi auguro una buona notte, vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte!